penso sarò libero. Controllo e poi ti dico. Ok, ci vediamo, amico. Ciao. Pronto? Certo. Ok, io ora chiedo a mio fratello se gli va bene o bene. Vuoi venire a fare una gita in Toscana? Sì, va bene. Ok, allora veniamo. Ciao. Cioè, guarda, 100% origine. Biologico. Perché ma chi se lo mangia? Sì, facile. Tarallini, dai. Tarallini ci sono. Tarallino non lo si dà. Massimo, prendi con un tarallino. Non fanno male. Un po'. Tu dici di preparare? Un po' di Nutella. Oh. Pronto? Eh? No, niente, sto facendo una cena così per dei miei amici. No, va bene, sono libero questo weekend. Pronto? Oh, guardate, come stai? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Senti, stavo organizzando una gita in Toscana e volevo sapere se puoi venire. Sì, va bene, certo. Pronto, Marco? Ciao. Ciao, Marco. Senti, stavo pensando di organizzare una gita in Toscana con degli amici. Tu puoi venire? Sì, certo. Sei libero? Sì. Ah, ma vieni da solo? Sì. Va bene. Allora ti passiamo a prendere a casa, diciamo domani pomeriggio, va bene? Sì. Ciao. Ciao. Pion 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 pion. Pion 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 pion. Pion 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 pion. Pion 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 pion. Pa 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 pa. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. La leggenda che nelle cantine del potere Pietreta ci siano delle stanze di tortura ed una donna chiamata Peppona, con l'aiuto dei due fantasmi Poppeus e Feliciana, c'è lui.
ragazzi, questa storia di Ventrini mi preoccupa molto. Vabbè, non c'è bisogno di preoccuparsi, è tutto scemo. Bello, sta pure lui. Vale, no, devi... A questo punto mi sembra evidente che non esiste. Ci resta che distruggerli con il laser. Dario, come si è sentito ad essere coinvolto in questa esperienza generale? Allora, quando ho sentito che mi avevano chiamato via email, ho subito esultato. Poi ho controllato bene e ho deciso, ero determinato per questo film storico. Ero troppo determinato. Dica la sua esperienza. Ma che ne so? Non quella. Diciamo che è stato un po' difficile memorizzare tutte le dopo ore di studio, alla fine è stata una bella esperienza. Bravo, una bella esperienza. Una parte, due parole. Ciao! No, volevamo sapere come si sente ad aver partecipato a questa produzione. Molto bello! Il laser era finto. Ah, ecco, c'è anche l'attore Davide Martinelli. Buonasera. Buonasera. Senta, ma lei non è un po' stufo di questi ruoli, diciamo, di cattivo? Assolutamente, mi calzano a pennello. Sono soddisfatto della mia parte. Mi hanno già richiesto in alcuni film importanti come personaggio di rilievo. Quindi sono molto soddisfatto. Oh, io sono stato bene, mi sono divertito molto. La gente, certe si sono un po' scocciati, però mi sono divertito. Buongiorno, io sono il regista di questo film. È stato un lavoro molto lungo e sentito. L'ho preparato per anni e spero vi piaccia.